Supsul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo con la Zodiac Challenge. Siamo qua a Forgotten Hollow. Ok, cosa è accaduto? Praticamente era a casa con lui, si stava rilassando dopo una giornata di pesca dove lui ha preso veramente tanti pesci. Ne abbiamo tenuto uno qua e appena torniamo a casa ve li mostro. E mentre eravamo a giocare a scacchi per aumentare un po' la logica, abbiamo ricevuto una telefonata da lei, che non ricordo minimamente come si chiama, Yasmin, che ci ha invitato a uscire dicendo che non riusciva a smettere di pensare a noi. E quindi Zach comunque ha deciso di accettare, il ristorante lo ha voluto scegliere lei e ragazzi ci ha portato a Forgotten Hollow. E per me questo è un po' il lotto di Halloween, queste cose qua, ma vabbè, ci ha portato qua e visto che è caldo io direi che possiamo prendere anche questo tavolo, quindi veniamo a chiedere questo tavolo, si sono salutati ovviamente ragazzi. Grazie caro, avrei un appuntamento, può darmi un bel tavolo per cortesia? Ma certo signore, dai andiamo a mangiare. Che carino che è lui con i capelli tratti indietro, però lo vedo tutti i giorni con il capello un po' sparato in aria, no? Me lo immagino un po' così. Accomodati qui, non importa, no ragazzi, andava bene. Siediti insieme e poi chiamo un cameriere. Sì, perché ho la mod che praticamente... Siediti insieme. Ok, ho la mod che se viene invitato fuori non... come si dice? Non paga, quindi offrirà la scena alla ragazza. Beh, comunque lui è piaciuta questa intraprendenza. Da una parte lo stranisce... Promuove la causa anche con lei, già che ci sei. E però apprezza anche questa cosa. Chiediamo anche della vita sentimentale. Che lei vuole, insomma, la vede decisa, vuole qualcosa e l'ha fatto. È andata al dunque. Chiedi anche com'è andata la sua giornata. E magari se riusciamo a trovarlo, facciamo anche una conversazione profonda. Eccola qua. Questa ha mollato qui il suo bicchiere sporco. Su ma buona donna. Vabbè. Discutiamo degli interessi. Già, io non gli ho neanche chiesto se è single, però presumibilmente sì, ci ha invitato lei. Poi, già che ci siamo, continuiamo un po' a flirtare. Flirta ancora. Poi lui, siccome lo vedo comunque un uomo molto d'altri tempi, gli potrebbe offrire anche una rosa. Accidenti signora, quant'è stilosa per l'età che ha la cameriera, eh. Guarda, io sono venuto, mi sono fermato da un fioraio, volevo regalartela per elogiare la tua bellezza, ecco. Flessa, vabbè raga, oggi non so parlare, flirta ancora, magari tenta di sedurla, scambia numero di telefono ha poco senso perché si sono già telefonati, a meno che lei non l'abbia contattato sui social, dai sì, facciamo così. Oh, no scusate, no scusate. Vogliamo parlarne? No, ma guardatelo, che pavone! Cioè, questa ha tutta la coda e gli fa la ruota completa. Dai, scambiatevi i numeri. Così sarà più facile trovarci. Lei accetta? Credo di sì, ma dai. Non gli pare il vero. Oh, è arrivato il cibo, quindi ragazzi, sedetevi. E mangiate. E ha preso una vellutata zucca. Invece un'insalata caprese che è normale, poi ha preso un lama salato. No, complimentati per l'aspetto, dille che sta molto bene stasera. In realtà ragazzi non è vero perché è agghiacciante per quanto è buffa, ma raccontiamola anche una barzelletta spinta, perché no? Però mangia tesoro per cortesia. Bene, qui è appurato ragazzi che se parlano non mangiano. Dai, mangia, bevi. Comunque per questa settimana ragazzi abbiamo fatto anche il raduno del club, quindi non siamo obbligati a rifarne un altro fino a settimana nuova. Oh, lei ha accettato. Bene, direi che terminiamo la visita al ristorante. Lui lo mandiamo un secondo in bagno. No, ma l'ha baciato lei! Ma...
ho messo un'impostazione nell'AMC Command Center, cioè che delle interazioni romantiche le facessero anche gli altri, ma non mi aspettavo le cose tipo il primo bacio, cioè lei ha baciato lui, guardatela là, quanto è preoccupata, ha paura della reazione, lui come la sta prendendo, credo bene, perché è molto flirtante, ma non me l'aspettavo, sì, direi che io la volevo baciare portandola a fare una passeggiata romantica. Beh, a questo punto io direi, però vedete me lo segno ancora, quindi dalle il primo bacio effettivo. Ok, benissimo. Poi, dov'è la nostra? Ragazzi, le darei un makeover però, che dite? Sì, dai, le diamo un makeover. Sì. Però prima voglio invitarla a restare per la notte e voglio portarla a casa. Dove è sparita? Ah, ecco. Invita a restare per la notte. Dai, su. Una cosa di giorno, non stiamo qui una vita. Che dici, ti va di venire da me? Mi sembra un'ottima idea. Ma guardatela lei quanto flirta. Quindi, vabbè, ragazzi, torniamocene a casa con lei. Yasmin, perfetto. Ok, ragazzi, l'ho modificata, è molto più carina. Allora, confessa l'attrazione, dai, partiamo subito col botto. Sì, bravi, sedetevi insieme. Invito a restare per la notte perché non so se me la mantiene. E poi amoreggiate, dai. Lei è ancora molto flirtante, molto bene. Oh, qui scatta il bacio, che carini. Anche se lei è un po' brufolosa in questo momento. Però vabbè, pazienza, le passeranno i brufoli prima o poi, no? Ai figli, ecco, chiediamoglielo. Non credo, però. Solletica la senza pietà, dai. Una bella serata stai passando, mio caro, eh? Direi di sì. E poi la tentiamo, facciamo fichi fichi con Yasmin. Anzi, aspetta. Prima di tutto ciò, bevi il contraccettivo. Non voglio che Yasmin resti incinta, quindi beviti il contraccettivo. Bene. E ora puoi venire a fare fichi fichi con Yasmin. No, cosa potrebbe andare storto? Spero niente. Comunque contento per chi ha avuto un appuntamento eccitante a cena. Ovviamente contento per il primo bacio. Arredamento, ok. Dai, molto felice, vedo. Sorseggio squisito. Piaccio da matti. Per aver scambiato il numero di telefono potrebbe essere l'inizio di una bella relazione. Beh, chi lo sa. Intanto, ragazzi, no, vabbè, io adoro quelle scale. È anni che attendo le scale così. E dai, godetevi un po' di intimità. Ma io non ve la lascio perché sono una guardona. Tra l'altro, guardate che cosa orribile. Vabbè. Guardiamo la pioggia, va, di Windenburg, il cielo stellato, mentre i nostri... Ecco, guardiamola d'acqua. Avete finito? Ma che? Ci dovremmo essere, ragazzi? Oh, eccoli, 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 eccoli. Voglio farvi anche una foto. Carini insieme. Mi piacciono, tutto sommato. Beh, direi che dai, potresti anche dormire adesso. Infatti. Ci vediamo domattina, ragazzi. Allora, si è svegliato, si è anche già cambiato e sta puzzando, quindi la prima cosa che deve fare è sicuramente andare a farsi una doccia. La seconda sarà andare a farsi il caffè. Guardiamo in questa bellissima Miss. Oh, che bellezza. Le gioie. Tra l'altro sta piovendo, lo dovrebbe lavare panni, ma vabbè. Dettagli, magari facciamo... Ah no, oggi andiamo a lavorare, perché altrimenti facevo fare un lavoretto. Vabbè, ce lo mando, tanto comunque alle 15 rientra, quindi facciamo abbastanza veloce. Dai, prepara il caffè anche per lei, che credo sia ancora su, che dorme. Bella sonnata lei, eh. Avremo anche la promozione, che bello. Bene, mi fa molto piacere. Poi direi che la vai a svegliare, perché tu tra poco vai al lavoro, quindi... Non avete una relazione così stabile da lasciarla sola a casa, ecco. Quindi, mi dispiace tesoro, bisogna che ti svegli. Ma lui perché ha questa cosa? Eppure non è par... Cioè, boh, vabbè, non capisco. No, dalle chiavi della residenza, per il momento no, è presto. Baciala sul collo. Quando hai finito di berti sto caffè? Hai finito? Ok.
Dove l'hai mollata la sezione? No, andiamo a lavorare. Quindi, esprime ammirazione. E poi ti avevo detto, baciala sul collo. Dai, se vuoi usare il bagno puoi andare. Comunque devo andare al lavoro, quindi dobbiamo salutarci, assolutamente. Allora, comunque è stato promosso a stagista della campagna. Zachary è stato promosso, bene. Guadagnerà 10 simoleoni in più all'ora per un totale di 26. E anche ricevuto 172 simoleoni di bonus e interazioni di battere politica. Ok, è rientrato, sta piovendo, ma proprio tanto. Quindi vieni qua subito. È caduto! Povero! Non l'avevo notato. Fa la doccia sotto la pioggia, anche no. Facciamo che raccontati una storia, va intanto. Ok, sai che potremmo fare? Potremmo andarcene in palestra, visto che è brutto tempo. Eccoli, in questo bellissimo tempo da lupi, ce ne andiamo tutti dentro, vai qui insieme. Siamo arrivati alla palestra, anche questa presa dalla galleria. Non chiedetemi ragazzi come, dove e perché, perché non me lo ricordo. No, imita le sirene no, però facciamo carriera politica. Dibatti la politica di destra? Boh, vabbè, vediamo. Che devo fare? Promuovere la causa con successo. Mi ci vuole quindi una persona nuova. Dai, ce la possiamo, ce la stiamo facendo. Oh, fai yoga, dai tesoro. Carino così il tetto, eh? Molto carina questa palestra, mi piace. È uno sport che io faccio fare quasi sempre alle sim femmine, quasi mai a maschi. Però vabbè, la sfida prevede che raggiunga il livello 10, quindi con lui per forza. Però mi piace, alla fine, perché gli uomini non possono fare yoga. Certo che è anche uno sport maschile, però non so come mai a me agli uomini non viene di farla fare. Ha finito la sua sessione di yoga, ora è qui che si rilassa e puzza, ovviamente. E avevo detto di andare a conoscere un sim, ma è sparito. Vabbè, fa niente, è qui che si allena, lasciamolo stare. Vai a farti una doccia, capiamo qual è quello degli uomini, questa, ok, vai, fai la doccia. Cos'è questo? Cos'è quell'odore? Ah, che puzzi, tesoro, certo. Ok, se ne sta andando a casa. Ho sbagliato, vestito. Cioè, meglio, non vestito, con l'asciugamano, quindi sarà il caso che ti vesti, tesoro. Vai, vai a casa. Vabbè, vai nudo, pazienza, basta e torni a casa. Ok, ci siamo. È arrivato a casa, famissima, quindi è il caso che si vada subito a mangiare qualcosa. Magari togliti anche i vestiti da bagnati. È questo che ci fa a casa mia? No, scusami. No, cioè, vieni in casa mia, vieni a prenderti addirittura il caffè. Ma ma che ci fate voi da me? Vabbè, con lui possiamo stringere amicizia, dai, lo teniamo a casa. Tu vattene. Anche tu, ma cosa vuoi da me? Vattene immediatamente. Ma che ci fate qui? Ma è questa invasione di campo? No, vabbè, raga, ma io c'ho la gente a casa, non mi va nemmeno via. No, questo bug è agghiacciante. Sì, oh, poi? Cioè, raga, ma sei di fuori? Tranquilli, come foste a casa vostra. E non se ne vanno neanche. Cioè, guarda, raga. Veramente, come li mando via io questi? Fatto no. Questo è il pesciolino che ha preso, l'ha chiamato Winkle. Guardate che carino, un pesce disco. Mi sembra che l'avevamo visto insieme, non mi ricordo. Sì, l'avevamo visto insieme, ok. Questa cosa svuotala. Oddio, l'una e mezza, quindi cosa vogliamo invitare? Guarda, fai zapping prima di dormire. Anzi, tu potresti guardare i notiziari. Che lui lo vedo interessato a notiziari comunque, perché alla fine il cibo faceva schifo, ok.
Cos'è questo? Un dark circle? Ah, ok, sì, all'occhiaio perché ha sonno, siamo d'accordo. Dai, il divertimento sta un po' aumentando, puoi andartene a dormire, domani lavoreremo da casa. Ma lavoriamo domani o siamo a casa? Domani lavoriamo, lo faremo da casa però. Oh, buongiorno, si è svegliato. Per prima cosa, guarda, fa il bucato, ma proprio la prima cosa. Visto che ha smesso di piovere, sono anche arrivate le bollette. Sì, i soldi li abbiamo, a malapena, vabbè. E ok. Sono le 10, si è svegliato tardi oggi lui, Zach. Vabbè, bello come porti la busta. No, ma sta piovendo ancora, mannaggia. Cioè, che pile, ragazzi. Oh, è arrivata anche nostra madre. Lamentati delle bollette, mi sembra giusto. Più che altro c'è da lamentarsi la pioggia, io ho bisogno di stendere i panni. Domani non piove, ma ormai i panni li sto lavando. Quindi niente, li sto lavando per nulla. Povero Zack. Eccolo qui che si lamenta con la mamma e le bollette. No, guarda, mi stanno dilapidando, ma non è possibile, è una catapecchia. Come faccio a pagare 370 simoleon di bollette? Tesoro, quando sarai più ricco pagherai molto di più. Siamo arrivati, guardate che bello questo lotto, io spero ci sia però anche un... Oh sì, perfetto, vieni qua. Vediamo perché non so bene, carriera politica, controlla progressi della causa, vabbè, fallo comunque. Oh madò, che ansia, vieni qui, siediti. Ok, aiuto. Ce la faremo, ragazzi. Carriera politica, controllo e progressi della causa. Scrivi una lettera. Questo è uno stello, ma guardate che carino. Cioè, veramente molto carino. Però mangiare fuori, c'è questo tempo schifoso. Sono arrivati, quindi chiudiamo il tavolo prima che ce lo rubino. Vorrebbe iniziare il raduno, lo facciamo così. Inizia e termina. No, non me l'ha preso, vabbè, fa niente. Oh, c'è tuo padre. Dai, guarda, abbraccialo. Abbraccia affettuosamente. Ciao, papà. Perché nostro padre, in effetti, era un po' che non lo vedevamo, eh. Possiamo fare... Promuove la causa? Sì. Ordina per il tavolo, poi quando ha fatto... Oh, abbracciamoci, che bello! Dai, una giornata anche con i genitori, mi sembra giusto. Facciamo che gli chiede denaro per pagare a metà il conto? Allora, la mamma si prende dell'acqua. Lui si prende un bianco, anzi no, un rosso per entrambi. A parte dipende che mangiano. La mamma potrebbe prendere un spezzatino di carne per lui. Pasticci di taco la mamma. E per il nostro eroe una quiche, spinaci e funghi, dai. Vai. Allora, insomma, avete parlato un attimo, raccontatevi un attimino, se chiedete i soldi, mi raccomando, c'è bisogno di quattrini. Chiedete la sua giornata, ce l'ha dati, 24 simoleon, ottimo. Parla anche con lei. Complimentati per l'abito, anche se è vestita sempre uguale, come potete notare ha il maglione con i gatti, perché lei ama altri gatti. Chiediamo anche della sua di giornata. Magari dall'anca a lui le chiavi della residenza, però perché... Cioè, giustamente, tuo padre... Fa una conversazione profonda. Non lo trovo, vabbè, fa niente. Il cibo qui è un miraggio. Oddio, è arrivata la tizia, ora non vi rimbambolate a guardarla. Però potresti chiederle, tanto una presentazione amichevole, chiedi un autografo. Perché potrebbe valere dei soldi il suo autografo, non per altro, ma... Non ce lo fa?
Chiedi un autografo? Dai, farci l'autografo, malefica, su. Oh, ce l'ho dato, grazie. Grazie mille. Allora, te lo vorrei fare autentificare. Stimare. Stima. Cioè, non, appena finito di... Non ha neanche asciugato l'inchiostro sulla carta e lui già sta chiedendo quanto vale. Vabbè, ragazzi, ho le priorità della vita. Vai anche in bagno. Io, ragazzi, ora mollo perché non ci arriva il cibo. È 2:30, siamo qua. Mi sarei anche un po' stancata ad aspettare. Sono 6:30 dalle 13. Lascio il tavolo. Ah, bene, ma neanche mollò il tavolo, quindi... Andiamo, sciogliamo il gruppo e andiamo nei quartieri alti. Facciamo finta che ha mangiato, che devo dire. Oh, grazia divina, San Maisciuno non sta diluviando, quindi manifestiamo di nuovo per Uniti per il Mondo, così finiamo la causa. Ma posso la donare alla gente? Io no, eh. Vabbè, mentre te stai qui a promuovere questa causa in maniera indegna, ordina del cibo, cosa c'è? Perfetto, prenditi una frittata di spinaci, perché lui ha anche fame, tanto non ti sta veramente filando nessuno che sia... un cane, nulla, in zero. Ha delle arti, non alti. Ho letto male, praticamente sono venuta qui per niente. Bene, andremo adesso allora nel quartiere delle arti. No, vabbè, sono incoglionita. Viva l'essere svegli, ragazzi, sono proprio vispa. Magna. Ok, hai mangiato, andiamo al quartiere delle arti. Mannaggia la miseria. Proviamo a portarci un po' di gente. Vediamo se questi... Ci aiutano un attimo. Facciamo venire anche Yasmin, Bob, papà. No, niente, va bene, andiamo noi. Ok, ci siamo arrivati. Vediamo se posso radunarli per la causa. Ma promuovi la causa, vabbè. Io vado veloce perché sennò, ragazzi, divento scema. Ho anche raggiunto il livello 4 di carisma. Bravissimo, Zach. Stai andando molto bene, sono orgogliosa di te, piccolino. Dai, urla bene. E io mando veloce. Tra l'altro nessuno ci calcola. Oh, forse una signora, no. Cioè, io vi avevo chiamato perché mi aiutaste, non mi sta aiutando nessuno. È arrivata anche la tipa, cioè ciaone proprio. Oh, uno ci sta considerando, grazie. Joaquin Le Chien. Ah, questo è pure un... Vabbè, chiediamo un autografo anche a lui. Ce lo fai? Oh, grazie. Ma l'avevi stimato quell'altro? 1.600, vendi a un collezionista immediatamente. Stima anche questo. Qui, ah, bene, l'ha preso. Sì, perfetto. Facciamo accoppiare anche le rane. Tanto valgono 10, poi con la ceppa. 100 simoleon. Aspettiamo, atteniamolo, magari aumenta. Vogliamo riprovare a fare una manifestazione? Dai, risentiamo un attimo. E ragazzi, però, colui che manifesta per la seconda volta alle 11:57 perché vuole rompere a tutti con il megafono, io vi mando un grosso bacio e vi saluto. Chiuderei qui l'episodio, spero che vi sia piaciuto. Se è così, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, mettetemi anche un bel like se è stato di vostro gradimento. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e vi do appuntamento la prossima volta con un nuovo episodio della Zodiac Challenge. Sub-sul!